y no ponerme censuras en lo que iba a ser una imagen demasiado fuerte o no. De eso. Hai iniziato, gli dettero carta bianca, quindi senza problemi, non si è mai posto il limite che fosse troppo pornografico, troppo nudo o troppo rude. In realtà gli dissero fai quello che vuoi, quindi lui ha cercato, senza limitarsi proprio da questo punto di vista, di dargli però dal punto di vista estetico una certa bellezza. Ha detto che non sa se è riuscito a farlo, però ha cercato di dargli una certa bellezza senza però limitarsi dal punto di vista estetico, quindi senza dover mettere immagini troppo pornografiche. Lui ha fatto quello che voleva, dandogli in un certo senso un po' più. Sì, e bueno, era come intentare arrivare all'erotismo o alla pornografia o al sesso, o más que nada. Intentar llegar desde, más que desde el hecho exterior, ¿no? De cómo ves una imagen o cómo se ve una imagen erótica, desde el punto de vista de cómo yo me la imagino interior, incluso como a mí me atrae mucho el mundo femenino, o sea, me tenía que poner un poco en ese lugar. Y el otro día también lo comentaba, por ejemplo, hay un puentecito que se llama El Príncipe Azul. Entonces, más que la imagen exterior de cómo iban a hacer el acto sexual, a mí me interesaba la imagen femenina de cómo afronta pues, eso. O sea, que el Príncipe Azul, este que le da seguridad, el que le da, el que le promete hijos, el que le promete todas las cosas más o menos cómodas de la vida, se lo está contando y ella está continuamente imaginando unas imágenes azules, oscuras, fuertemente sexuales, con un monstruo, con algo mucho más monstruoso, algo más perverso, ¿no? Era un poco buscar el sexo, pero desde el punto de vista mental que llevamos un poco nosotros, más que el poner una imagen sin más, ¿no? Ese era todo el camino que intentaba llevar el proyecto. Ha cercato di rappresentare non il sesso, la pornografia come dal punto di vista estetico come ce lo immaginiamo tutti o come si è sempre visto. In realtà l'ha fatto dal punto di vista mentale femminile, quindi c'è un racconto in Proibire che si chiama Il Principe Azzurro, e in questo caso il Principe Azzurro non è il perfetto uomo bello, ma in realtà è un mostro, e quindi è quello che dovrebbe dare sicurezza, è quello che la donna si immagina gli dia sicurezza o comunque figli o comunque una determinate cose che noi vorremmo. Quindi in questo caso ho cercato di scavare come la donna si immaginava, quindi molto, molto perverso, con un'attrazione erotica molto forte. Sí, comentaba también eso antes de ayer, otro por ejemplo de los puentecitos, que es una mujer también que de alguna forma pues tiene su esposo y demás, pero tiene una escultura en la misma casa que es la que ella trae, y poco a poco va haciendo que su esposo le haga el sexo cada vez más cerca de esa escultura, porque de alguna manera todo lo perverso y toda la potencia así sexual ella la está figurándoselo. O cuando está en el tocador con la escultura, es cuando le viene todo ese sentido sexual. Entonces, poco a poco va acercando a su propio esposo para hacer el acto de amor más cerca de la escultura. Es un poco ese juego, ¿no? O sea, es el erotismo, pero mirar más bien desde el punto de vista mental, más que de la imagen en sí, de lo que se ofrece, ¿no? Quindi l'erotismo però visto da un punto di vista più mentale di quello che normalmente ci immaginiamo, quindi c'è questo racconto in cui la donna è sposata, quindi ha un proprio marito, e c'è una scultura in casa che gli provoca una forte attrazione sessuale, e poco a poco va proprio trasformando suo marito in qualcosa che assomiglia a questa scultura, perché quando ha dei rapporti sessuali con il marito si immagina o comunque vorrebbe averli con la scultura, quindi cerca di avvicinare la posizione del marito a quello della scultura come soddisfacimento alla propria perversione, se così si può, propria fantasia erotica. Como ahí estaba lo de Dead Moon también para comentar, yo os quería comentar, que no os lo he dicho al principio, que todo lo que tengáis que comentarme o decirme o preguntarme o todo eso, lo podemos hacer sobre la marcha, porque como hablamos de varios libros,
igual luego ya nos vamos a otro y dejamos esta parte apartada. Entonces, si incluso que si tenéis algo sobre, para comentarme sobre Prohibited o un pensamiento vuestro o algún tipo de pregunta, me podéis decir ahora y así me puedo pasar al siguiente libro de ahora. Se volete parlare di qualsiasi cosa, che sia di questo libro o alcuni vostri pensieri o alcune vostre domande, potete farlo adesso, se no lui va a parla di Dead Moon e spiega un po' comunque di questo o di altri. Perché se no faccio una domanda io riguardo a Prohibited. Cioè, anzi due. C'è un impianto strutturale che è accompagnato da un testo, ovvero c'è la sequenza di immagini con il testo sotto. Viene prima il testo o prima sviluppi l'idea partendo da un'immagine e poi viene accompagnato il testo come spiegazione, o c'è prima il testo, un'idea che tu, una storia che hai fatto in testo e poi le immagini? Normalmente, no solo en Prohibited, en casi todos los trabajos van haciendo, hay muchas cosas, claro, en el mundo de la ilustración, o sea, lo que nosotros hemos publicado, lo que se publica en el libro, lleva luego una serie de apuntes, de lápices, de textos cortitos que se van ocurriendo, que eso se va quedando en el cajón, no todo lo que se hace en nuestro trabajo se ve, ¿no? Se queda público. Y suelen ir, en mi caso por lo menos, suelen ir un poco paralelos. A veces se me ocurre una idea, la parto en un cajón, luego me viene sobre esa misma idea, bueno, refigura así este personaje y lo sigues apartando. Das marcha atrás, algunos ya se quedan arrinconados en el cajón y no, ya, pero no es una cosa que digas, bueno, todo este planteamiento de historia lo tengo ya trazado en texto y ahora voy a pasarlo a imágenes. No, va fluido, va mezclándose y un poco anárquicamente, ¿no? Conforme van llegando a la cabeza. Allora, le cose in realtà seguono l'una l'altra, cioè non è che sin dal principio lui dice ok, il testo sarà questo e poi da questo tira fuori le immagini o le illustrazioni. In realtà molto del loro lavoro, comunque suo e degli altri artisti, non si vede, nel senso che mentre lavora ci sono delle cose che magari metterà da parte e le lascerà dentro un cassetto. Il resto, mentre lavora, può venire fuori un'idea, quindi in quel momento si andrà a scrivere quella determinata cosa, però in generale seguono parallelamente, quindi l'immagine segue al testo e così viceversa, quindi sono entrambe importanti.